Claudio Argentiero, responsabile dell'AFI, che è l'archivio fotografico italiano, con sede a Castellanza, quindi siamo anche vicini di casa, tra l'altro. E raccontaci tu, Claudio, qual è l'attività principale di AFI? Ma l'AFI nasce nel 2006 con la finalità di, in qualche modo, iniziare un percorso nella fotografia, nel passaggio tra le fotografie storiche e la fotografia contemporanea. Quindi abbiamo iniziato a raccogliere immagini e testimonianze del passato, ma anche a organizzare eventi attraverso la fotografia contemporanea, quindi promuovere giovani autori, produrre mostre anche di grandi autori, iniziare a fare appunto delle pubblicazioni che da quest'anno sono diventate proprio attraverso un rapporto con un editore, anche una collana editoriale, e quindi in qualche modo stiamo costruendo una sorta di museo della fotografia attraverso la appunto l'immagine storica, ma anche l'immagine più attuale e le ricerche anche di giovani autori che fanno delle cose interessantissime. Ecco, in questo ambito in realtà AFI fa sì da memoria storica, conserva e recupera del materiale, ma ci sono anche quindi delle iniziative di divulgazione che voi fate all'interno dell'associazione. Sì. Diciamo che l'attività è strutturata in diversi modi. La prima parte è quella che dicevi tu, che è quella della catalogazione del materiale storico, del materiale che ci viene donato. La seconda fase appunto è quella invece degli eventi. Noi ogni anno organizziamo tutta una serie di eventi, quindi mostre, proiezioni, conferenze, workshop, seminari, e partecipiamo a delle iniziative come quella del MIA, ma anche ad Arles. Siamo l'unica realtà italiana ad essere ad Arles a rincontrare la fotografia di luglio, e poi appunto un grande festival che in genere si tiene in autunno a Busto Arsizio, con tutta la città che viene coinvolta, le scuole. Quindi ci sono dei progetti anche divulgativi attraverso gli eventi che, come dicevo prima, comprendono sia la fotografia storica, i grandi autori, ma anche gli autori emergenti ai quali noi dedichiamo particolare spazio. Ecco, poi la fase appunto dei libri è diventata in qualche modo uno strumento fondamentale per farci conoscere in tutta Italia e all'estero, perché poi i libri vanno attraverso questo editore in tutte le librerie d'Italia, e quindi insomma iniziamo a farci conoscere non solo perché produciamo immagini, ma anche per la cultura che tentiamo di promuovere. Bene, parliamo adesso di immagine in senso stretto, perché voi fate un'intensa attività di acquisizione delle immagini, e poi qua invece facciamo uscire dal file ancora una volta l'immagine e la facciamo vivere su carta. Sì, ecco, diciamo che abbiamo acquisito dei fondi, prevalentemente lastre fotografiche, e da lì ci siamo chiesti cosa farne. Ecco, la digigrafia è stata in qualche modo una scoperta fondamentale, perché scansionando le immagini riusciamo poi a tradurle in stampe di assoluta qualità. Allora, se noi prendiamo Virgilio Carnise, uno degli autori storici di Milano, che aveva quasi smesso di produrre le sue foto perché la stampa, con l'avvento del digitale, gli stampatori diciamo tradizionali sono calati, e quindi lui davvero non riusciva più a trovare quello stimolo per ottenere delle stampe davvero che lo in qualche modo soddisfassero le sue aspettative. Ecco, attraverso la nostra consulenza è stato uno dei primi che ha iniziato a credere in questa tecnica, quindi la stampa fine art digigraphy, e attualmente è uno degli autori che vende tantissimo. In più, come dicevo, la stampa digigrafì e la stampa su carta e cotone, al di là della bellezza intrinseca dei materiali, ma proprio garantisce la certificazione, la tiratura delle immagini, quindi una grande serietà nel vendere e nel proporre immagini. Ecco, stiamo stimolando molto gli autori, anche i giovani, in qualche modo per fargli comprendere quanto sia importante una stampa di assoluta qualità, anche piccola, piuttosto che delle stampe diciamo di mercato che non valgono assolutamente nulla, soprattutto perché
dopo lo scatto deve venire proprio, come dire, il discorso di produzione di immagini di assoluta qualità, affinché anche nel piccolo mondo del collezionismo si possa davvero apprezzare questo aspetto. E noi notiamo che la gente si avvicina con tanta curiosità, perché anche il bianco e nero che si riesce a ottenere adesso dopo anni di studi anche di Epson, davvero è assolutamente fondamentale e notevole, cioè non credo ci siano altre realtà di questo tipo. Vediamo insieme proprio qualche esempio specifico della vostra attività di recupero e a questo punto documentazione, divulgazione di quello che è la memoria storica attraverso le fotografie. Sì, questo è un esempio molto eloquente, nel senso che questo libro nasce da una donazione di circa 40.000 lastre. Sono tutti ritratti di famiglie del territorio, della provincia di Varese prevalentemente, ma in qualche modo si configurano come un linguaggio usato universalmente in quegli anni, no? Cioè l'andare dal fotografo a farsi un ritratto era importantissimo, e quindi diventava un po' la foto della vita, la foto del matrimonio era una, oggi se ne scattano migliaia, quindi è cambiato. Però è fantastico appunto riscoprire questo materiale, scansionarlo, pubblicarlo in un libro, ma anche realizzando delle mostre. E devo dire che sono sempre progetti molto affascinanti, perché la gente è molto incuriosita si avvicina con molto interesse a questo genere di fotografia. E quindi ecco, da qui parte anche la nostra, come dire, la nostra base che ha dato vita all'AFI, all'Archivio Fotografico Italiano, proprio perché recuperare questi materiali per noi è fondamentale e poi divulgarli affinché si possa capire che non serve scattare tanto, ma scattare bene. Tra l'altro voi adesso avete presentato questa Digigraphy Collection, che è una raccolta estremamente selezionata, particolare, di nomi, di immagini. Diamo uno sguardo anche a questo. Sì, questo è il nuovissimo libro, è uscito, praticamente lo presentiamo domani, che è domenica 6 maggio, e è un libro appunto di una selezione di autori che conducono delle ricerche molto interessanti, stampate tutte in tecnologia Digigraphy, quindi la mostra tra l'altro la inaugureremo sabato 12 alla Villa Pomini di Castellanza, e abbiamo fatto una selezione di autori che da anni, da qualche anno si sono avvicinati a questa tecnologia di stampa. Quindi abbiamo Amodio, abbiamo delle immagini interessantissime di Virgilio Carnisio, abbiamo delle immagini di Maurizio Galimberti, che ecco, lui passa da una Polaroid, che praticamente purtroppo è una fotografia tra virgolette finita, e ha ritrovato appunto in questo metodo di stampa una grande opportunità, perché altrimenti non sapeva più neanche come proseguire. Quindi Epson gli ha offerto, credo, una grande opportunità per continuare a essere nel mercato. E tra l'altro Maurizio è uno degli autori più quotati italiani nel mondo, no? E poi vabbè, abbiamo Giorgio Lotti, che ha firmato tra l'altro il primo calendario Epson, e via via con Manta, che è uno stampatore molto conosciuto, e Davide Niglia, Fabio Preda, insomma altri autori che abbiamo un po' selezionato, Giuliana Traverso, che è una fotografa di Genova che è molto conosciuta e apprezzata, e Mario Vidor, che è un autore che sperimenta molto. Quindi il primo libro, e pensiamo annualmente di pubblicare un libro dedicato proprio alla Digigraphy, accompagnata da una mostra itinerante che girerà per presentare sia gli autori ma anche queste tecnologie che troviamo fantastiche. E che noi seguiremo assolutamente, immancabilmente, volentieri.